Massimiliano Fedriga, in merito a quello che è accaduto alla CIE in Friuli Venezia Giulia, lei come commenta? Beh, è un fatto gravissimo, è stato dato fuoco alla struttura da parte di eh, immigrati clandestini presenti all'interno del CIE e la risposta dello Stato è stata quella di trasferire queste persone. Insomma una resa eh, al 100% da parte dello Stato. Che invece di punire chi compie questi atti di violenza e gravissimi, nella sostanza va dietro alle loro richieste, alle loro pretese. Ovviamente questo è aiutato dal fatto che la sinistra in regione, compreso il presidente Seracchiani, la presidente Seracchiani, si sono schierati per la chiusura del CIE. Insomma, stiamo piegando lo Stato alla violenza e all'illegalità. Che cosa farete? Io presenterò un'interrogazione al Ministro degli Interni per, perché chiarisca i fatti avvenuti all'interno del CIE di Gradisca e ci auguriamo che la struttura sia messa in grado di operare al 100% nel più breve tempo possibile, perché l'immigrazione clandestina è e deve rimanere un reato e i nostri cittadini devono essere tutelati. Voglio ricordare che gran parte degli ospiti del CIE di Gradisca sono persone che hanno commesso dei reati, addirittura alcuni violenza carnale, moltissimi spaccio di droga. Se noi vogliamo Permettere che circolino liberamente sul territorio persone di questo tipo vuol dire mettere a rischio il futuro, la sicurezza delle nostre città e dei nostri cittadini. Farete una manifestazione? Noi il 17 di novembre faremo una manifestazione davanti al CIE di Gradisca perché eh, venga ripristinata la legalità. Eh, ovviamente in questo modo anche vogliamo eh, arginare tutti quei fenomeni alimentati dalla sinistra che invece vanno, ad eh, vanno a manifestare eh, per chiedere la libertà di individui che hanno commesso reati e sono entrati illegalmente nel nostro Paese.